essere tornati con il pareggio dalla trasferta di Formia contro l'Heracles non ha fatto sicuramente perdere la testa della classifica alla capolista lo United Pomezia del mister Caporaletti. Buonasera dal Palenea per la sesta giornata del campionato di serie C2, il girone. Simone De Simone, parte in questo istante il match con il fischio d'inizio di Angelo Marzullo della sezione di Roma 1. Bertini tocca al suo primo pallone anche lui, attaccato da Moncada, prova subito la fiondata, il palo del numero 3 Babucci. Moncada prova per Colasanti, Moncada, Babucci, diagonale e poi la risposta di Quercivi. Prova, possibilità con Nardin Andrea che beffa appunto la difesa di casa e porta in vantaggio il Città di Pontini. Riparte subito con la spinta Pulvirenti, la possibilità, si accentra, il tiro di poco fuori per lo United Pomezia, però non si fa vedere nessuno. Adesso arriva Pulvirenti, si accentra, tocca per Moncada, ancora Pulvirenti, il gol del pareggio di Pulvirenti, troppo elaborata, ma intanto il gol del pareggio. Pulvirenti ancora in mezzo con lo scambio con De Simoni, Pulvirenti, Moncada, De Simoni, il gol del vantaggio dello United Pomezia, 2-1 Pulvirenti, De Simoni, Moncada, Pulvirenti, gira di prima intenzione a fare ripartire l'azione con De Simoni, poi Pulvirenti si accentra, colpisce e deposita il pallone in rete per il 3-1. Parte il fischio, parte anche Marchioro, il tiro deciso, ma c'è Ceraldi, Carioti, ancora Rozzi, fa tutto da solo questa volta e c'è il tocco. De Simoni in mezzo, Carioti, il palo, Carioti, la fiondata nel primo tempo, la settima giornata del campionato di Serie C2. Intanto si è tornati a giocare subito, ancora con la possibilità per Carioti di correggere a rete e aumentare il bottino portando a 5 le reti. Adesso la manda ampiamente fuori dallo specchio della porta Salvador con le mani, poi con la testa dal pallone, un assist per Millozza che spreca a terra De Santis. Colasanti sulla corsia di destra, avanza, poi non corregge a rete Carioti con i piedi, millimetrico verso Millozza e arriva a precipitare sul capitano della Città di Pontinia Cerardi ed è calcio di rigore. Parte la rincorsa di Millozza, la parata di Ceraldi, Moncada, quest'ultimo lascia Pulvirenti, Babucci prova lui il diagonale, Moncada tocca, serie di finte, si toglie davanti a sé Libertini, scivola, va, scappa via Pulvirenti, arriva anche Babucci, il tiro fuori di poco, ancora Moncada che ha veramente deliziato la platea con un tocco, una giocata straordinaria. De Simoni per Moncada che poi va a correggere a rete e arriva anche il gol di Simone Moncada che però adesso va a recuperare il pallone, prima Pedrone che non ce la fa, poi riesce a dare a Nardin, Nardin prova con lo scavetto troppo morbido. De Simoni, una serie di finte, poi si accentra, una bordata per depositare il pallone in rete. Ceraldi, Rozzi verso Moncada, poi una serie di finte, riesce però a battere a rete Rozzi in mezzo, un gol strepitoso di capitan De Simoni con il tacco. Colasanti,
Cimino in mezzo e c'è il gol della Baby Borioni. E arriva anche il triplice fischio di Marzullo, che dice può bastare per questa sfida. Lo United Pomezia batte 10-1 il Città di Pontinia, resta al comando della classifica con la sesta vittoria di questa stagione.